Ai piedi del monte il nuovo disco di Girolamo De Simone, con il quale oggi parleremo di musica. Ospite della nostra rubrica, Girolamo De Simone, benvenuto. Grazie. Musicista, compositore, scrittore, giornalista, una vita intera dedicata alla musica, quella che un po' tu definisci fra l'altro musica di frontiera, è quasi una missione la tua. Agitatore culturale, non tutte quelle cose, sono solo uno che agita il nostro territorio, cerca di valorizzare quello che è sommerso, dando un certo peso anche alle memorie inconciliate, cioè a quelle memorie di compositori, musicisti, autori che sono stati dimenticati. Tra questi Luciano Cirio, forse ricorderai, che aveva animato la nostra scena musicale napoletana, altrimenti asfitticamente chiusa in se stesso, negli anni 70, poi scomparso prematuramente, di cui abbiamo pubblicato di recente di nuovo tutte le musiche. Ai piedi del monte è un disco dedicato fondamentalmente anche al Monte Somma, insomma, alle sue pendici, al Vesuvio, una realtà che tu vivi in prima persona e hai trovato anche il modo di raccontare le storie della musica create anche in quel luogo. Insomma, subito da citare Vincenzo Romaniello, che è stato fra l'altro anche il maestro di Renato Carosone. Sì, Vincenzo Romaniello ha vissuto a Somma Vesuviana e ebbe fra i suoi allievi illustri proprio Carosone, un piccolissimo, un giovanissimo Carosone. Però lui era uno degli, diciamo, dei migliori insegnanti della scuola di Beniamino Cesi, quindi dell'originale scuola pianistica napoletana, e quindi ebbe modo di scrivere dei metodi e di insegnare probabilmente a Renato Carosone i fondamenti di quella funambolica tecnica e quindi creare il suo virtuosismo pianistico, probabilmente. Probabilmente sì. Fra l'altro tu hai fatto proprio delle registrazioni nel luogo, usando anche degli strumenti particolari, il tuo Steinway, una spinetta e anche, insomma, degli strumenti particolari che hai voluto suonare proprio in quei luoghi. Sì, perché insomma questo disco è nato un po' dalle suggestioni proprio dei luoghi. Innanzitutto dal vino, perché devi sapere che alle pendici del Somma si produce un vino particolare che si chiama Catalanesca e che Donizetti amava venire a bersi quando faceva le vacanze a Napoli o veniva nelle ville del Vesuviano a Polena Trocchia a bersi. E quindi adesso che proprio lì vicino a dove lui aveva composto il primo atto della Lucia di Lammermoor sono sorte di nuovo queste vigne. C'è il mio amico Domenico Ceriello che appunto ha dato nuovo pregio a questa Catalanesca e lui mi ha stimolato a riscoprire le musiche di Donizetti e io le ho riprese intercalandole a musica minimal, perché altrimenti non avrebbe avuto senso riproporre così tout court la musica di quel tempo. Invece ho cercato di operare una contaminazione tra la nuova frontiera musicale, che è quella che disegna la scena minimal, la scena ambient, con le suggestioni del tempo e delle memorie scomparse della nostra zona, del nostro territorio. Quindi Donizetti, Romaniello, i brani della Madonna dell'Arco, Misuraca e anche alcuni brani tratti proprio dalla tradizione folk, quindi anche da canti devozionali. Il tutto però triturato, una sorta di, io parlo di fabule contaminate, no? Mi rifaccio a Terenzio, questi materiali fortemente contaminati e riproposti grazie al melting pot, cioè a questa triturazione che ne rende, li rende qualcosa di differente da quello che erano stati. Ci sono due etichette che si sono unite per dar vita, insomma, sì, alla pubblicazione di questo. Sì, questo è un progetto interessante perché si avvale innanzitutto dello stimolo e della collaborazione di Franco De Rosa e di questa agenzia editoriale che si chiama Neomedia Italia. E noi stiamo vedendo un video che scorre sullo sfondo e che è tratto proprio da uno dei film prodotti da Francesco De Rosa e da Neomedia Italia. Si chiama La città del borgo antico. E poi c'è l'etichetta Consequence, che è un'etichetta storicizzata ormai da molti anni in Italia, ha avuto per tanti anni premio ministeriale per la scientificità delle testate, delle produzioni, e c'è questa nuova etichetta
che si chiama Nagori Music di Max Fuschetto. Il progetto è interessante perché noi, tu troverai ringraziato il Conservatorio di Napoli, perché noi abbiamo avviato una collana il cui intento è coprire una serie di emergenze, io le chiamo, nel doppio senso sia di emersioni dal dimenticatoio collettivo, vere e proprie emergenze, perché nel senso in campagna siamo in continua emergenza. Siamo in continua emergenza, ecco, e quindi cercare di dare voce e spazio a tutti quelli, i moltissimi compositori che animano il panorama contemporaneo partenopeo. Oltre all'etichetta c'è anche il parco, l'ente Parco Vesuvio che ha patrocinato. Sì, diciamo, era doveroso chiedere all'ente Parco Vesuvio il patrocinio dell'iniziativa, perché si tratta comunque pur sempre di musica fortemente radicata sui territori vesuviani, nella fascia pedemontana, e quindi avere l'opportunità di avere il loro patrocinio. In cambio abbiamo dato loro una certa quantità di dischi che loro diciamo divulgheranno nelle occasioni istituzionali, e ci dà insomma il piacere di svolgere questa attività anche in modo istituzionale, in qualche modo istituzionalizzandola. Ecco. Parlando di istituzione, tu sei un insegnante e di emergenza, come i ragazzi si avvicinano in questo periodo alla musica? Ah, i ragazzi sono la cosa più bella, ce lo dicevamo prima nel fuori onda. Per dirtene una, adesso stiamo montando la Flaubert, la celebre canzone sulla strage nella fabbrica di esplosivi tra Pomigliano e Santa Anastasia, e ne abbiamo fatto una versione per orchestra e coro fatta appunto apposta per i bambini delle scuole di indirizzo musicale, e probabilmente ad aprile quest'anno, in occasione dell'anniversario della Flaubert, ci sarà un percorso didattico che tende a riscoprire anche queste memorie, quelle più disagiate, quelle più gravi. Difficili. Nelle tue note si fa riferimento a Eugenio Fels e a Riccardo Risaliti, che puoi vedere qui in video in occasione della sua. Sono maestri, insomma, che ti hanno lasciato. Beh, sì, sia Eugenio Fels, perché Eugenio mi ha presentato a Luciano Ciglio, e poi è stato il mio maestro, mi ha preso dalle fondamenta. E Riccardo Risaliti ha perso proprio in questi giorni la sua compagna Anna, quindi sono due punti di riferimento per me. Maestro Risaliti insegna Imola, è uno dei più importanti pianisti della scena contemporanea europea. Tra l'altro questa è stata l'occasione di averlo per i 250 anni al Conservatorio, nella Sala Martucci. Sì. Colgo l'occasione per dire che tutti noi non siamo stati assolutamente più pagati per quelle iniziative. A proposito di emergenze. Un'emergenza continua in questa città. D'accordo, allora, grazie Girolamo di essere stato nostro ospite. Questo è Ai piedi del monte, il disco di Girolamo De Simone, con il quale noi abbiamo parlato di musica.